E tanta voglia per tutti ragazzi, io sono Mr. Geo, questo è TG Games, intanto buona Pasqua a tutti, iniziamo subito con le notizie più importanti della settimana. Partiamo con PlayStation 4.5, che questa settimana è diventata PlayStation 4K. C'è sempre questo rumor intorno a questa nuova versione di PlayStation 4 più potente, e in settimana il sito Digital Foundry avrebbe svelato che la console effettivamente esiste e che Sony sta producendo dei prototipi. La presentazione di questa console, che quindi sarebbe in risoluzione 4K non solo per i film ma anche per i videogiochi, potrebbe essere nel corso del prossimo E3 di Los Angeles, e al momento sappiamo che questa console, se ovviamente effettivamente esisterà davvero, avrà una GPU più potente, una versione migliorata della tecnologia APU di AMD e appunto una risoluzione in 4K. Cosa succederà però ai possessori, diciamo, della prima versione di PlayStation 4? Questo non possiamo dirlo. Un altro sito americano, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, lo ha confermato: Call of Duty Ghosts 2 sarà il nuovo titolo del franchise di Activision. Non è naturalmente una conferma ufficiale, è Fraghiro, il nome del sito che ha confermato appunto questa notizia, e che ha spiegato che attraverso alcuni insider e appartenenti del settore che hanno fatto trafugare le notizie di Ghosts 2, è riuscito a venire a conoscenza appunto del gioco, rivelando anche alcuni dettagli. Non ci sono notizie sul motore grafico, ma sappiamo che il gameplay non sarà molto differente da quello del primo Ghosts, quindi un gameplay abbastanza ancorato al passato della serie di Call of Duty, e a quanto pare, dicevamo, non ci sono notizie sul motore grafico, ma pare che sarà visivamente molto migliore rispetto al precedente. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare prima delle 3, solitamente avviene sempre a fine aprile o maggio, e il periodo di uscita sarebbe fissato a novembre, come di consueto, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dunque non ci sarebbe un nuovo Call of Duty per le console old gen. Restiamo dunque in attesa di conferme ufficiali. Un rumor su Borderlands 3, il sito Segment Next ha infatti diffuso un'indiscrezione che riguarda uno dei titoli più attesi dai videogiocatori, appunto il terzo capitolo della serie Borderlands, che secondo il sito sarebbe in sviluppo, e l'intenzione della software house sarebbe quella di far uscire il gioco entro la fine del 2017. In settimana ci sono state tante foto riguardanti quello che dovrebbe essere il presunto controller di Nintendo NX, la nuova console di Nintendo. Ebbene, poche ore fa un utente di Reddit ha dichiarato che sono false, ha dichiarato che si tratta di un grande scherzo organizzato da lui e da altre persone, che sulla base delle foto dei brevetti depositati da Nintendo alcune settimane fa ha ricreato, diciamo, digitalmente questi controller e li ha spacciati per i veri controller di Nintendo NX. A causa probabilmente del disastroso lancio di Drive Club, che comunque col tempo si è dimostrato un buon titolo arcade di corsa, Sony ha deciso di chiudere Evolution Studios. Lo studio aveva sviluppato anche anni fa titoli come MotorStorm e World Rally Championship, e appunto l'anno scorso aveva già iniziato un momento di declino a causa dei problemi avuti con Drive Club. Chiudiamo con alcuni dettagli su Pokémon Go. Ragazzi, ce lo chiedete in tantissimi nei commenti, le notizie sono sempre centellinate su Pokémon Go. Finalmente questa settimana, dopo mesi di silenzio, Nintendo è tornata a parlare appunto di Pokémon Go. Sono stati svelati alcuni dettagli, tra cui il fatto che il nostro dispositivo mobile vibrerà quando saremo vicino a Pokémon che saranno catturabili, e che vi basterà toccare semplicemente lo schermo del telefono per lanciare una Pokéball e catturare il vostro Pokémon. Con il passare del tempo il vostro livello aumenterà, vi permetterà di trovare anche Pokémon più rari, e avanzando naturalmente di livello potrete presto raggiungere le palestre dei Pokémon, che saranno situate presso alcuni punti di interesse in giro per tutto il mondo. Per tutti i dettagli completi vi lascio naturalmente il link in descrizione. Va bene ragazzi, il video finisce qui di nuovo, buona Pasqua a tutti, noi ci vediamo la prossima settimana.